只有两个。哦，这是正好。只有两个，好吧。没人意思。后面是谁？还有。后面是谁？是谁？Abbiamo sentito che c'è un grande relativo sulla commercializzazione dei prodotti non locali. Da quanti anni va avanti questa storia? E da quanto in quanto grosso modo può essere, si può essere ridotta negli ultimi 10 o 15 anni? Il dato che non è stato rappresentato qua, perché partiamo dal 2010, è quello che però è in cartella, quindi lo trovo in cartella, che abbiamo nel 2008, parlo del prodotto importato, quindi il trend è negativo, sì, è vero, ma del prodotto importato, il prodotto locale è positivo, no, è perché è importante focalizzare gli aspetti. Ho fatto una domanda sì, te lo sto rispondendo. Cioè, il trend del prodotto importato è in tendenza negativa dal 2009 al 2013, sostanzialmente ha avuto un leggero rimbalzo nel 2014, parliamo di poca roba, per poi diciamo attestarsi ai livelli del 2013 nel 2015. Trovate questo lucido all'interno. La percentuale non ce l'ho, però abbiamo il lustro di prima che vede. Scusa, ce l'ho assoluto. No, ma c'è qui la percentuale. Se riusciamo a recuperarla. Se in conferenza stampa, basta sempre che tu non esistia. No, ma non c'è dubbio. Il tema che volevo enfatizzare è che l'andamento complessivo non è negativo, è positivo. Poi sono la combinazione dei fattori. Se uno guarda quello che ho commercializzato, no, per chiarezza, sì. Il mercato nostro è un mercato, a differenza del mercato di Milano, che è un mercato sicuramente al commercio, che i vanno lì per fare il commercio, è diverso. Quindi dobbiamo porci questo elemento essenziale. Attenzione, se non facciamo questo ragionamento, abbiamo come dire, indotto delle considerazioni, a mio avviso, sbagliate. Chiedo scusa, domanda 6 è questa. Noi in Milano sappiamo benissimo come funziona. Qui abbiamo capito che il prodotto locale in qualche modo come quantità tiene, anche se questa è una minor remunerabilità dovuta ad altri fattori tipo il carburante, tipo altre cose, se non sbaglio, no? Cioè il pescatore guadagna meno rispetto a una volta. Questo è un problema di domanda offerta del prezzo che viene fatto. E altra faccenda. Però la domanda era questa. Quanto è calato il quintalato, le tonnellate di percentuale rispetto a prima? Allora, siamo passati da 3.248.000 nel 2008 a 2.300.000 nel 2010. Siamo intorno all'8% circa. Meno 8%. No, adesso però la percentuale è la tipo esatta, perché ecco, ho visto che non lo stavo... Cambiamo computer perché... Se...